Ad accento su, Ignazio Giudice, segretario della CGIL. Buongiorno Ignazio. Buongiorno a voi. Come va? Potrebbe andare meglio. Si è appena conclusa la manifestazione degli agricoltori dove hanno anche partecipato i lavoratori dell'indotto e del diretto. Anche l'agricoltura a Gela è in ginocchio. Cosa chiedono gli agricoltori? Ma gli agricoltori rivendicano il diritto al presente significativo e autorevole come la loro storia. Gela è una città che sorge su base agricola e marinara. Sulle attività marinare abbiamo un porto insabbiato. Tutti i pescatori sono in crisi ormai da anni e non si vede una svolta se non chiacchiere sul rifacimento del porto e sul relativo quindi insabbiamento. E poi abbiamo gli agricoltori che sono un braccio importante dell'economia di Gela, di Niscemi e dell'intera piana, che è una delle più vaste per importanza storica, tra le più pregiate che abbiamo in Sicilia e nel sud Italia, che sono in crisi con le loro aziende, sono in crisi anche per eventi naturali, tanto che chiedono un decreto per la siccità perché quest'inverno diciamo che non ha piovuto, e poi sono in crisi perché il consorzio bonifica numero 5, come tanti altri consorzi bonifica in giro per la Sicilia, ha quest'anno, qualche settimana fa, aumentato del più del 40% il costo orario dell'acqua, portandolo dal 15 euro a 22. Hanno fatto bene le associazioni sindacali degli agricoltori a manifestare oggi con i trattori, il simbolo del lavoro in campagna, il simbolo storico, quel mezzo agricolo. E abbiamo fatto, secondo me, bene noi, ma era un atto dovuto agli agricoltori che in questa vertenza Gela ci hanno aiutato e sostenuto in queste settimane, dare manforza a loro con i lavoratori del diretto, dell'indotto, con gli 8 lavoratori licenziati dalla clinica Santa Barbara, insomma con un mondo che se si mette assieme probabilmente dimostra di avere ancora voce, speranza e anche una rivendicazione intelligente che probabilmente è quella che è mancata in Sicilia. Oggi alla manifestazione c'era anche qualche rappresentante dell'amministrazione comunale. Ti stupisce vedere dei rappresentanti comunali in piazza? Ma io sono cresciuto, diciamo, nella mia modestissima formazione con un'idea di Stato molto legata alla rappresentanza istituzionale e quindi agli enti locali, ai comuni. E quindi ho visto il sindaco di Niscemi, La Rosa, che tra l'altro è un sindaco molto presente in tutte le manifestazioni, è andato anche nei presidi dei lavoratori dell'indotto e del diretto, e ho visto anche in rappresentanza della giunta comunale di Gela, l'assessore Salinitra, che sicuramente si occupa di politiche agricole, altro pezzo dell'istituzione che negli anni la politica ha abbandonato, tranne che dire che c'è un assessorato che si occupa di politiche agricole. Il problema è cosa fanno gli politici per le politiche agricole, il tema è questo. Dopodiché si può scegliere anche di manifestare con la fascia tricolore in rappresentanza di tutti e quindi dei cittadini, il comune è la casa di tutti. Il problema è se preventivamente i comuni utilizzano questa forza istituzionale, quindi la politica, il luogo deputato alle decisioni e alle scelte che poi convolgono e spesso travolgono gli interessi dei cittadini, e hanno convocato il consorzio, per esempio al comune, in un rapporto non di sudditanza ma di autorevolezza, e sono andati insieme dall'assessore regionale Caracolici all'agricoltura o dal governatore Crocetta, per dire che i consorzi sono commissionati da 30 anni, che ogni governo annuncia la democratizzazione dei consorzi e quindi i produttori agricoli hanno la necessità di essere rappresentati da loro stessi, non da un commissario che viene da Palermo o da altre province. E invece, secondo me, questo non c'è stato. Mi auguro che l'incontro di oggi possa generare un'inversione di tendenza, altrimenti si innesca un processo sicuramente democratico, ma di grande confusione, dove chi protesta ha la compagnia anche dell'interlocutore e del destinatario del luogo della decisione, che in questo caso è la politica regionale. Se ci arriviamo con i sindaci, facciamo prima e meglio. Oggi siamo al 16° giorno di protesta per quanto riguarda i lavoratori dell'ENI. A che punto siamo, se ci sono ancora delle novità ovviamente? Noi la protesta l'abbiamo articolata anche in modo diverso. Voglio ricordare che abbiamo diffuso delle cartoline, che fra qualche ora tutti i commercianti, non soltanto del centro storico, avranno queste cartoline, nelle quali abbiamo usato un hashtag molto caro al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, e abbiamo detto in modo molto chiaro e leggibile
che Gela rivendica salute e lavoro, quindi rivendica da un lato le bonifiche e dall'altro un presidio industriale che dia una risposta all'occupazione a partire dal suo mantenimento. E poi abbiamo anche rivendicato, ricordandolo a Renzi, che lui dovrebbe cambiare verso nei confronti della città di Gela e dei comuni limitrofi, che non possono permettersi di chiudere, perché io vorrei che il messaggio passasse in modo chiaro. Qui c'è un rischio spopolamento della città di Gela e dei comuni limitrofi che è già iniziato. Basti pensare che nell'ultimo biennio, parlo degli ultimi 24 mesi ad oggi, più di 700 cittadini hanno lasciato Gela e hanno residenze nei comuni del nord Italia, se non addirittura all'estero. Siamo di fronte a un nuovo processo di migrazione che ha caratterizzato gli anni 60 e 70, pre-sviluppo industriale nel paese. E a proposito di Renzi, ha dato segnali di vita? No, Renzi non ha dato ad oggi nessun segnale di convocazioni per risolvere le questioni aperte a Gela, che sicuramente sono complesse, ma lui ha i poteri, se ha la volontà, assieme a tutto il resto della sua compagine di governo, penso ai partiti che lo sostengono, gli votano leggi e che determinano le politiche energetiche e industriali in Italia, di poter risolvere il caso Gela. Eni afferma che non abbandonerà il territorio e ribadisce che i ritardi sono dovuti alle autorizzazioni regionali e del Ministero. Quindi come stanno le cose veramente? C'è una volontà di non prendersi le proprie responsabilità oppure in realtà le responsabilità vanno assolutamente distribuite? Ma io sono tra quelli che pensa che noi, quando utilizziamo il termine responsabilità, non possiamo sottacere i nomi e cognomi di chi ce l'ha. E allora è il caso di farli. L'ENI ha delle responsabilità storiche e anche contemporanee. L'ENI non vuole spendere nessun soldo a Gela rispetto al protocollo firmato. L'ENI sta dimostrando un disimpegno industriale e la politica, penso al governo nazionale, ma penso anche alle responsabilità oggettive del governo regionale, ha lasciato le mani libere all'ENI sul caso Gela, di questo a me interessa ovviamente parlare nel mio ruolo, di non spendere quei soldi. Dopodiché annunciare un comunicato che parte dagli uffici stampa dell'ENI e quindi di questa grande partecipata di Stato che ha speso 200 milioni di euro, le avrà anche spese, ma i cantieri hanno un limite che porta in sé anche una virtù. I cantieri e le opere, se ci sono, si vedono. E noi opere ne vediamo e non c'è nessun lavoratore metalmeccanico, edile, dei trasporti, dei servizi o del diretto che ha il piacere di scioperare per 16 giorni, di mettersi in strada 13-14 ore al giorno, abbandonare le famiglie, i figli e mostrare con il proprio volto della disperazione la rivendicazione al diritto alla vita e al futuro. Tra l'altro va anche sottolineato che lo Stato non deve dare risposte soltanto perché ovviamente è tenuto a farlo, ma anche perché è socio del 25% dell'ENI, quindi a maggior ragione a voce in capitolo per cambiare le cose. Io aggiungo ancora altri numeri che sono stati dati dall'ENI. 200 milioni spesi nel 2015, sarebbero stati occupati 1.062 lavoratori, avviati 53 cantieri. Tutti questi numeri sono reali? Non sono per nulla reali, anche i numeri hanno limiti e virtù. Se ci sono le persone che lavorano si vedono. Entrano in fabbrica, si occupano delle manutenzioni, esattamente come i metalmeccanici, come i lavoratori delle costruzioni, il mondo dell'edilizia, così come gli assistenti del diretto, i dipendenti ENI. In un anno i trasferimenti del diretto sono stati quasi 700 unità che sono in giro per l'Italia e per il mondo. E per quanto riguarda l'indotto, i metalmeccanici e gli edili hanno lavorato come numero di addetti dentro la raffineria con un numero non superiore complessivamente ai 450. L'ENI sicuramente conta in questo coloro che cambiano la lampadina, coloro che si occupano di mantenere il prato inglese antistante il palazzo di vetro pulito e gradevole alla vista, che sono lavoratori, ovviamente, di imprese terze, ma che non possono essere conteggiati dentro i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano per conto delle aziende alle quali l'ENI ha dato commesse o le continuerà a dare. Il sindacato dei lavoratori, unitariamente CGIL e CISL UIL, non ha interesse a dire né mezze verità né conclamate bugie. Qui Pinocchio non c'è nessuno. Se c'è qualche Pinocchio in giro e qualche politico che sta sottovalutando la dimensione dell'avvertenza, che lo vorrei dire di portata storica,
E se potessi lanciare un appello, lo lancerei a tutti quei giovani che ad oggi sono ancora mantenuti dalle famiglie, con una grande disperazione familiare da parte dei genitori e anche di tanti giovani, molti di questi con la laurea, con il master, che sanno che il mondo è globale, ma sanno anche che chi nasce in una città magari ci vorrebbe anche vivere e le tentano tutte pur di vivere. E io credo che il mantenimento di questo presidio industriale, cioè l'idea industriale a Gela, ovviamente con lo sviluppo complementare che è il turismo, del quale si sente parlare spesso, ma non si vede un turista ancora a Gela, dovrebbe essere, assieme all'agricoltura, le tre ancore di salvataggio per questa città, per evitare, come ho detto prima, lo spopolamento. Lei dovrebbe essere abituata, e non lo è stato in questi anni, per responsabilità diffuse, non soltanto ovviamente della politica, probabilmente a fare la padrona in questa città. E poi ha avuto i sudditi, che sono i cittadini. Ecco, io sono tra quelli che pensa che il rapporto deve essere paritario, che bisogna metaforicamente guardarsi negli occhi e fare patti che ristabiliscono ruoli e funzioni democratiche in questa città e diano risposte al mondo delle imprese per bene, di Gela innanzitutto, e ai lavoratori che sono stanchi di stare a strada o vivere con la castrazione. I miei occhi si sono ulteriormente aperti, utilizzo questa metafora, e sono rimasto veramente scioccato dalle parole del governatore Crocetta all'uscita del ministero dopo l'incontro che lui assieme al sindaco ha avuto a Roma, dicendo che avevano conquistato 3 mesi di castrazione in deroga. Cioè come se avessero scoperto l'America. I 3 mesi di castrazione in deroga sono un elemento di offesa nei confronti dei lavoratori, del mondo lavoratore, della città, perché noi abbiamo chiesto che partano gli investimenti, che l'ENI anticipi i cantieri e che deve dare autorizzazioni, Regione e Stato centrale, penso al Ministro del Lavoro e al Ministro dell'Ambiente, le dia in modo celere e tangibile. Anche qui le autorizzazioni, tutti dicono di averle date, le autorizzazioni o ci sono o non ci sono. E in questo caso alcune ci sono e altre no. Beh, è fumo negli occhi evidentemente, ma siamo anche abituati ai fumi della raffineria, quindi. Il problema infatti è proprio questo, la politica siciliana è in grado di interloquire con il governo nazionale? No, siamo dentro un conflitto evidente tra il governo nazionale, guidato da Renzi, e il governo regionale, probabilmente anche con tanti interessi politici che io non riesco neanche a intravedere, sicuramente per i miei limiti. Noi abbiamo fatto anche lì un ragionamento molto franco e leale, ovviamente in modo unitario, CGIL e CISL-UIL, scrivendo in uno dei tanti comunicati diramati in questi 16 giorni di protesta che Gela deve essere sottratta alla lite in corso tra Crocetta e Renzi, perché se due personaggi così influenti nella politica nazionale e regionale, con poteri specifici deliberanti sulle sorti di una città e nel rapporto con l'industria litigano, andarci di mezzo è la città di Gela nel suo complesso, dal bambino alla persona anziana. Si parla tanto di bonifiche, ma vogliamo spiegare meglio che cosa sono queste bonifiche e in realtà quanti lavoratori poi sarebbero realmente impiegati in questa operazione? Si parla tanto di bonifiche e spesso se ne parla quasi che fossero in contrapposizione rispetto all'ideologia che ognuno di noi rappresenta. Io mi limito a dire la mia, e così la pensano tutti i miei colleghi, a prescindere dai ruoli, a prescindere dalle sigle sindacali. Noi rivendichiamo le bonifiche e quindi il risanamento ambientale del territorio profondo, anch'esso tangibile, è vero, di portata storica, perché di bonifiche Gela non se ne è mai parlato. Alcuni tratti di queste bonifiche già sono inclusi nel protocollo d'intesa firmato il 6 novembre 2014 dalle istituzioni e quindi che condividono quei processi di bonifica. Se altre bonifiche si devono aggiungere per risanare l'intera piana di Gela, noi non possiamo essere che d'accordo. Non confondiamo però il diritto al risanamento ambientale e il dovere dello Stato di compartecipare assieme all'ENI ad un'immediata bonifica del territorio e della piana di Gela con un'idea di sviluppo industriale. Le due vicende sono parallele, non deve partire soltanto una lasciando indietro l'altra e soprattutto lo dico alla politica anche locale, al sindaco messinese e a chi governa la città. L'ENI non aspetta altro che il sindaco dica fai le bonifiche, magari aumentiamo il livello delle compensazioni da 32 milioni e le portiamo a 40, dopodiché cancella il disegno industriale. E noi non dobbiamo correre questo rischio. Noi invece dobbiamo rivendicare il diritto alla salute e al lavoro, quindi bonifiche, risanamento ambientale per rendere quelle aree appetibili per nuovi insediamenti. Infatti hanno fatto bene a far uscire un avviso di esplorazione di interesse pubblico mandato a tutte le imprese italiane iscritte alla Camera di Commercio per capire se ci sono imprese che invece di investire in Egitto o
o in Mozambico sono interessate a investire per esempio a Gela, se a Gela diventa una piazza industriale appetibile. Ad oggi non lo è. Chi deve fare? La politica, perché il sindacato dei lavoratori non ha questo potere, ha il potere della rivendicazione, della lotta e di organizzare una strategia per mettere insieme gli attori. Infatti lo voglio dire, il sindacato non è interessato a fare polemiche. Di certo non vogliamo essere dipinti come coloro che non siamo, da qualcuno invece come la politica che ha responsabilità certe e certificate dai ruoli, cioè il luogo delle decisioni. Tra l'altro le richieste non sono unanimi perché ognuno ovviamente in base anche alla propria posizione politica rivendica alcune cose rispetto ad altre. Allora in realtà cosa si sta chiedendo ufficialmente? Noi abbiamo chiesto due cose anch'esse in parallelo. Il risanamento ambientale del territorio collegato a misure di sostegno al reddito, per esempio la cassa integrazione, che non può essere per 3 mesi ma deve essere legata, deve essere a tempo indeterminato, non significa 10 anni, 15 anni, indeterminato rispetto all'avvio dei cantieri, cioè a quanto tutti i lavoratori andranno di nuovo a lavorare per produrre il reddito da lavoro e non da cassa integrazione. E abbiamo chiesto all'ENI l'anticipazione dei cantieri per consentire alle imprese di non andare in fallimento, perché di questo si tratta. In questo momento le imprese dell'indotto sono più delle banche che non di chi le ha fondate, e quindi dei proprietari, degli amministratori e lavoratori, di tornare a lavorare. Non mi pare che siano richieste non realizzabili, sono richieste in linea con chi vive tra i lavoratori, vive la città e ne conosce la disperazione e anche la sete di futuro, perché di questo si tratta. La protesta proseguirà ad oltranza. Ci sono altre strategie che avete in mente di proporre? Ma noi come gruppo dirigente sindacale, CGL Cirquilli, ci riuniamo ogni giorno e ogni sera per fare il punto della situazione e capire come si va avanti, sapendo che una protesta non può durare tutta la vita e sapendo che bisogna articolarla e diversificarla rispetto alla pesantezza della rivendicazione. Siamo stati per molte ore all'aeroporto di Comiso per dire a Renzi che questa vertenza deve decollare, è una metafora incisiva. Abbiamo distribuito e le distribuiremo le cartoline, abbiamo intensificato i presidi. Domani sera abbiamo chiesto al Vescovo di celebrare una messa con tutti i sacerdoti. Avere le chiese chiuse a Gela non mi pare che sia un fatto ordinario, appartiene alla straordinarietà della complessità della vertenza che ci siamo ritrovati in mano. E anche qui ho fatto un accento robusto e profondo. Noi sapevamo di avere come controparte l'ENI, che ha tutto l'interesse a risparmiare e non spendere soldi sul territorio. Non pensavamo di avere come controparte la politica ai suoi alti livelli, che consente all'ENI ancora di scherzare con le vite dei gelesi. Questo non ce l'aspettavamo, ma nel percorso ci siamo ritrovati i commercianti e gli artigiani che condividono la linea, ci siamo ritrovati il clero con in testa il Vescovo che ha lanciato messaggi in linea con Papa Francesco forti, non soltanto per il mondo del lavoro, ma anche per il mondo economico e politico, perché lui ha parlato di rischio usura rispetto all'aumento della povertà reale, ha parlato di un clero che dovrebbe essere ancora più presente nella popolazione per innescare messaggi di speranza, ma ha parlato anche di aiuti concreti a tutti quei lavoratori che in questo momento hanno difficoltà a pagare il mutuo e a tutti i disoccupati che hanno un problema di fare la spesa. La Chiesa ha aperto le porte per un sostegno alimentare vero e quotidiano, ma nessuno vuole vivere nella povertà, perché la povertà spesso leva anche la dignità. E noi abbiamo rivendicato il diritto alla dignità contro l'inganno di Stato al quale non vogliamo partecipare e non vogliamo subire. Il PD gelese ha dato un segnale forte, autosospendendosi. Perché non provate anzi a comunicare a Renzi che probabilmente perderà tutti i voti dei gelesi? Potrebbe anche essere interessante. Sì, diciamo, sarebbe un compito fuori la dinamica sindacale. Io vorrei limitarmi assieme ai miei colleghi di Cisarville a tentare di fare benino e a svolgerlo fino in fondo il ruolo che oggi occupo nella mia vita assieme ai segretari generali di categoria di tutti i sindacati. So che credo che Renzi non ha come priorità il consenso in questa città. So che i consiglieri hanno voluto attirare l'attenzione e hanno fatto bene nei giorni di informazione nazionale dicendo ci autosospendiamo. Non è regolamentata dal consiglio comunale o da disciplina di partito e credo che sia un segnale forte però di dire ci sottraiamo a questa carneficina della nostra città. Non si sottraggono a livello di responsabilità.
È indicativo il fatto che una gran persona per bene, che ha creduto al partito che in questa città è stato maggioranza e che sta governando la Sicilia e la nazione, mi riferisco al PD, e mi riferisco ad un amico per bene che è il dottore Carlo Romano, si sia autosospeso dal ruolo dopo aver provato a scrivere la lettera dove si parlava della drammaticità della città di Gela al segretario nazionale del partito di riferimento, del suo partito di riferimento, e non aver ricevuto risposta. La domanda però è ancora più articolata: ma se si dimettono tutti, chi resta come interlocutore? Noi sindacato già siamo abbastanza soli con i commercianti e con il clero, e siamo sindacato e lavoratori da una parte, commercianti e artigiani dall'altra, e clero, tutti coloro che non abbiamo nessun potere né di dare coperture finanziarie alle leggi, né di modificarle, né di dare autorizzazioni. La politica ha questi tre ruoli e non può esimersi da dare conto ad una popolazione che, se li ha eletti, dentro quell'atto di fiducia porta in sé un livello di responsabilità talmente grande che non possiamo essere noi a ricordarlo ogni giorno. Devono ricordarlo alla loro coscienza e al loro futuro. Beh, sicuramente il dottore Carlo Romano ha dato una risposta al proprio partito e questo gli fa onore, francamente. Non ci sono dubbi. Abbiamo sentito il sindacalista. Cosa pensa invece la persona, il cittadino Ignazio Giudice, di questa vicenda e soprattutto cosa pensa che accadrà veramente? Ah, guarda, questa è una domanda interessante e vorrei rispondere con una citazione di un famoso stilista che ha subito una morte tragica, che è Versace. Cosa c'è con il sindacato? Nulla. Però è una citazione che fa pensare a ognuno di noi, a prescindere dall'età e dal ruolo. Lui diceva: se mi copiano sono bravo. Io provo ogni giorno a copiare quelle che sono le mie dimensioni personali di indignazione e non posso utilizzare altri termini perché rischierei di essere volgare, in una via di intervista non si può fare, per coniugarle col mio momento di rappresentanza come segretario della CGIL, e lo stesso fanno ogni giorno i miei colleghi. Io mi auguro che riusciamo a copiare quell'indignazione e ad essere più bravi di quelli che non siamo stati, con tutti i nostri limiti che ovviamente riconosciamo. Una cosa è certa: il sindacato non è autosufficiente in questa vertenza, è più grande di noi, non delle nostre esperienze o della nostra sensibilità, ma è più grande di noi. Noi dobbiamo arrivare a Roma e dobbiamo arrivarci in fretta. Lei pensava che il protocollo d'intesa portasse a tutti questi problemi e che soprattutto non venisse applicato nei tempi stabiliti? Ma noi pensavamo che il protocollo venisse attuato e soprattutto pensavamo che il protocollo era una risposta da dare al territorio. Se così non è stato, ci sarà un motivo, e questo ci amareggia parecchio, perché, come dicevo prima, non pensavamo di avere come contro o parte tutti questi attori istituzionali così importanti e decisionali che invece decidono al contrario. Grazie a Ignazio Giudice. Grazie a voi, grazie. The number you have dialed, please note the new number is